Con il primo appuntamento dei sei previsti, nel pomeriggio di oggi, 17 aprile, presso la sede Hauser di via Porta Catena a Salerno, ha preso il via il laboratorio gratuito di cittadinanza dal tema La ricetta della felicità. Il programma dettagliato e le modalità di prenotazioni possono essere visionati sulla pagina Facebook di Hauser Salerno Centro. Sta partendo questo progetto che si chiama La ricetta della felicità, un laboratorio di cittadinanza organizzato dal CSV Sodalis di Salerno, Cittadinanza Attiva, Hauser in collaborazione con scatti di partecipazione, con il patrocinio della Lega Navale di Salerno e della Fondazione Scuola Medica Salernitana. La ricetta della felicità, perché si parla tanto di felicità e noi la vogliamo fare in modo pratico. Come la vogliamo fare? Stando insieme, sicuramente, incontrandoci qui da Hauser, sei incontri che ci porteranno fino a maggio, passeggiando insieme e riscoprendo il territorio. Ci sono tanti angoli di Salerno che meritano di essere conosciuti, di fare passaparola e riscriverli anche insieme, riscrivere insieme un po' la storia di Salerno facendo storytelling, scrittura creativa. Infatti la prima tappa di oggi sarà a Rione delle Fornelle, leggeremo insieme ai partecipanti le poesie di Gatto, ma anche le poesie di Calvino che danno proprio il benvenuto al Rione delle Fornelle e partiremo con una passeggiata per le 100 colonne di Salerno. Ci sono 100 colonne sparse nel centro storico e le conteremo insieme e condivideremo emozioni. In altri incontri faremo delle degustazioni, andremo in giro proprio per il territorio, faremo una tappa alla Lega Navale, una passeggiata sul lungomare, riscopriremo le tradizioni con la Fiera del Crocifisso, passeggiate fotografiche alla mostra della Minerva domenica. Cercheremo di unirci insieme per condividere questi momenti già di socialità che offre Salerno, ma facendolo insieme. Quindi sicuramente è un progetto che si rivolge agli over 60, però è aperto a tutti, in modo tale da socializzare, scambiarci idee e scambiarci ricette, proprio scambiare insieme la ricetta della felicità, scriverla insieme. Nell'ultimo incontro la scriveremo insieme. Con ogni incontro condividiamo ingredienti, ognuno porterà un ingrediente che può essere la socialità, che può essere il rispetto, che può essere l'amore. Qui ci sono già tante parole segnate che fanno parte, soprattutto la parola chiave è stare insieme. Stare insieme è ciò che ci accomuna in tutte le associazioni che hanno aderito al progetto. Hauser è un'associazione di volontariato e di promozione sociale impegnata nel favorire l'invecchiamento attivo degli anziani e valorizzare il loro ruolo nella società. La proposta associativa è rivolta in maniera prioritaria agli anziani, ma è aperta alle relazioni di dialogo tra generazioni, nazionalità, culture diverse. Un'associazione per la quale la persona è protagonista e risorsa per sé e per gli altri in tutte le età. Noi dell'Hauser siamo nati dall'ospedale CGIL. Siccome l'ospedale CGIL, la maggior parte dei clienti hanno più di 60 anni, logicamente la massa di chi ha superato i 60 anni era assolutamente sconosciuta e dimenticata se non abbandonata. L'Hauser che è Ausiliari Servizi, cioè noi siamo per conto e per chi logicamente va verso la solitudine, perché la solitudine è un male o è una malattia, non solo che è incurabile, ma è deleteria, è abbastanza velenosa per chi logicamente purtroppo la sopporta. Quindi la compagnia, allora noi stiamo insieme, la prima nostra regola di stare è quella di stare insieme. Che insieme si vince sempre, separati no. E allora logicamente dobbiamo cominciare noi altri, cominciamo a vedere la città, l'ambiente, il resto, tutto ciò che logicamente può automaticamente riempirci non la testa, il cuore, la mente e lo spirito.